Stanotte credo di essere andata a fare il filler. E qua cade tutto. Questa notte credo di essere andata a fare il filler al labbro superiore, qui. C'ho tutto un herpes qui. È bello grande. Lo stavo tenendo a bada da qualche giorno con il tea tree oil. Ma se deve uscire, deve uscire, quindi non ha funzionato questa volta. Infatti sento tutto che tira, mamma mia. Mi stavo dimenticando di farvi vedere la neve fresca con la luce del sole. Beh, con questo zoom che fa schifo, lo so. Ma, scommetto che oggi ci saranno i turisti della neve fresca, tipo su a misurina, su di là sarà pieno di gente per la neve fresca. Ci scommetto. È di nuovo ventilato anche oggi. No. Ha arieggiato per il momento. Ieri mattina a Cortina c'era proprio vento. Qui non so come sia stato, ma a Cortina era proprio vento, vento. Almeno mi si asciuga la biancheria che ho steso. Vado a fare il letto, visto che ci sono. Cerco qualcosa da vestire, importante, cerco qualcosa da vestire e mi vado a fare un giretto, che luce brutta, cioè qui è bruttissima, qui invece è bella, c'è Pepe che piange. Ah sì, mi è stato detto, no, i gatti odiano le porte chiuse, secondo voi io non lo so che i gatti odiano le porte chiuse, cioè ho gatti da sempre. Lo so, però questa stanza e il bagno non sono accessibili a loro se non sorvegliati, perché non voglio che sporchino, cioè questa stanza qui quando era frequentata dai gatti era un disastro, la notte non si dormiva, faceva schifo, schifo, schifo. Invece da quando loro qua non possono più entrare, questa è una stanza pulita. Sì, c'è qualche pelo di gatto, chiaramente, ma non è più come prima. Cioè, era una disperazione tenerla pulita. Poi disfavano il letto, cioè facevano casino. Per quello poi ho iniziato a chiudere, inizialmente solo la notte, e poi ho iniziato a tenere chiuso anche di giorno, in modo da non avere tutto il caos nella stanza, perché quando poi si è fuori casa tanto, tornare a casa a trovare casino nelle stanze non è piacevole. Magari dopo aver passato anche una giornata lavorativa stancante, stressante, tornare a casa e vedere il caos, non c'è cosa peggiore. Specchio sporco a parte, diamo inizio al mood maglie dentro i pantaloni, perché fa freddo, ragazzi, non si può vivere altrimenti. E si sta così bene. Ah, dai, maglie nei pantaloni. Ricordatevelo, ripetetelo con me, maglie nei pantaloni, ormai fa freddo. Arthur! Ciao Arthur! Si ruffiana oggi, eh? È il sole, sì! Dimmi, Alfa, cosa c'è? Vuoi andare di nuovo su? Andiamo?
Alfa? Andiamo? Vuoi tornare in casa? Silvano! Sono qua, Silvano. Sono qua. Ciao. Un po' d'acqua. Grazie. Dove hai portato la coperta che era lì? Guardate dov'è? Ma, amore, sì, ma la coperta, a parte la sabbia in giro che avevo appena pulito, la coperta perché è là per terra? In mezzo alla stanza? Eh sì, ma amore, non si può fare così. Bobby, cosa fa la copertina lì? Pepe. Ecco, arriva gattino. Ciao, Pippo! Perché zoppica? E che cacchio le è successo adesso? Pippo, perché zoppichi? Ma ce n'è sempre una, eh. Si deve essere fatto male a saltare, forse, essendo grasso. Ecco, zoppica. Ma voi sani non potete rimanere, eh? La macchina di mia mamma è giusta per il telefono, sta lì fermo. Mi sono presa un ovetto, un Kinder sorpresa. Oggi sono stata dopo lavoro a far volare un po' il drone, ma non vedo l'ora sia il prossimo anno che me ne compro uno nuovo, perché quello che ho preso comunque è piccolino e va bene, ma è vecchio e quindi non va proprio bene, nel senso che non ha la tecnologia di quelli di adesso. Comunque, non vedo l'ora di prendermene uno nuovo. Non so se ve l'avevo detto, ero andata a vedere di far sistemare quello, il Mavic Air 2, ma no, non conviene assolutamente, perché in quel negozio autorizzato non fanno tutti i tipi di manutenzioni. Bisogna mandare per forza a DJI dall'altra parte del mondo il drone, per cui non ha senso, capitemi, non ha senso. È un drone buttato. Sì, per pezzi di ricambio si può vendere, ma insomma non lo so. Intanto lo tengo lì, poi deciderò cosa fare. Mi dispiace tanto, perché quello aveva veramente pochi minuti di volo. Non lo facevo volare quasi mai perché avevo il terrore, ed effettivamente poi è successo il dramma. Povero drone, poveri soldi buttati, si può veramente dire soldi buttati in questo caso.